Torna in questo fine settimana l'appuntamento con Casale Città Aperta, tradizionale iniziativa per fare conoscere monumenti e musei cittadini, organizzato dall'Assessorato alla Cultura e dal Museo Civico, che è in programma abitualmente durante il mercatino dell'antiquariato, la seconda domenica del mese e il sabato che la precede. Sabato 8 luglio e domenica 9 luglio saranno visitabili il Castello Paleologo, con le mostre al suo interno, la Torre Civica, la Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa di San Michele, Palazzo Vitta, la Cattedrale di Sant'Evasio e la Chiesa di San Domenico. Non sarà invece visitabile durante questa edizione il Teatro Municipale perché è interessato da lavori di adeguamento. Domenica poi alle ore 15:30. Partenza dal chiosco informazioni turistiche di Piazza Castello con la visita guidata gratuita a cura dell'associazione Orizzonte Casale. L'associazione ricreativa balzolese Ars Rimbalzolando, con il patrocinio del comune di Balzola, organizza da venerdì 7 luglio sino a domenica 9 luglio la 17ª edizione della Sagra del Fritto Misto di Pesce. Per tutte le sere sarà possibile degustare o preparati dai cuochi di Balzola, ormai famosi in tutto il mondo, i deliziosi piatti a base di pesce, in particolare il fritto misto di mare. Naturalmente accompagnati poi anche da piatti della tradizione monferrina come gli agnolotti, la grigliata mista di carne e formaggi. E per tutte le sere si potrà danzare il venerdì 7 a partire dalle ore 21:30 con Gabriele Rescenzo. Il sabato 8 con Paolo e Lisa e infine per domenica 9 luglio con Emanuela Bongiorni. Nei giorni di festa funzionerà poi anche un servizio di bar e ristorante al coperto. Fubine ospita la 17ª edizione della Festa della Lega Nord, che come di consueto proporrà il suo cocktail a base di, da un lato, enogastronomia e dall'altro, momenti musicali e qualche momento politico che culminerà con la presenza e l'intervento del segretario federale Matteo Salvini. Venerdì 9 luglio si balla con Leo La Band, sabato 8 luglio orchestra spettacolo Enrico Cremon e Notte Italiana e poi l'intervento dell'europarlamentare Angelo Ciocca. Domenica 9 luglio invece grande serata con i Country Fever e DJ ed animazione. Il segretario federale Matteo Salvini non ha però ancora fatto sapere quando perverrà effettivamente nell'arco di questa festa, che sarà in questo fine settimana e poi nel fine settimana che va da venerdì 14 a domenica 16 luglio. Il concorso internazionale di bellezza The Best Model of Europe, che ha il patrocinio del comune di Pecetto, del comune di Valenza, del comune di Alessandria, della provincia di Alessandria, della regione Piemonte, fa tappa a Pecetto di Valenza l'8 luglio alle ore 21 nel Teatro Sala d'Arte Comunale. La manifestazione sarà intervallata da intervalli musicali e durante la serata si esibiranno gli allievi della scuola di ballo di Norma Forti. Poi, dopo le proclamazioni delle vincitrici di categoria, sarà incoronata Miss BMW. Il ricavato della serata, che ha uno scopo benefico, sarà infatti devoluto alla Protezione Civile per l'acquisto di attrezzature di soccorso. Incomincia la festa della birra a Quarti di Pontestura, frazione appunto del comune di Pontestura, nel Parco Area Verde, con tanti appuntamenti musicali, oltre naturalmente alla possibilità di bere e degustare birra e mangiare. Venerdì 7 luglio alle 23 si parte con il tributo a Lorenzo Giovanotti. Seguirà sabato 8 luglio un grande ritorno della Tribute Band che appunto comporta un tributo agli 883 e in particolare a Max Pezzali. Mentre domenica 9, fantastico live show della Dance Band Explosion a seguire DJ set by Shook. Gli appuntamenti proseguiranno anche la prossima settimana. Domenica 9 luglio alle ore 17 nel panoramico cortile della Biblioteca Civica di Sala Monferrato si terrà la presentazione dell'ultimo romanzo della scrittrice monferrina Maura Maffei, che abita a Casale ma che trascorre spesso le sue giornate di riposo proprio a Sala, luogo da sempre caro alla famiglia del marito. Il libro che verrà proposto al pubblico si intitola Anna che custodì il giovane mago, è stato pubblicato dalla casalese Edizioni della Goci Davide Indalecio a fine aprile e in 2 mesi è già arrivato alla sua prima ristampa, grazie soprattutto al successo ottenuto al Salone Internazionale del Libro nello scorso mese di maggio.
La vicenda si svolge a metà del XVI secolo tra Casale e Santuario di Crea, quando a reggere le sorti del Monferrato c'era Anna d'Alençon. La Marchesa Anna è la protagonista del romanzo, che appare al lettore come una donna potente e determinata nella fase critica del passaggio politico tra la famiglia Paleologo e la famiglia Gonzaga, ma assai provata negli affetti perché ha perso l'amatissimo sposo Guglielmo e i figli Bonifacio e Maria. Alla presentazione di sala interverranno il sindaco Claudio Saletta, che recherà il saluto dell'amministrazione comunale, e l'assessore Marco Musso, che introdurrà il dialogo tra Mauro Maffei e il giornalista Massimo Iaretti. Ci sarà anche l'editore Davide Indalezio, che per l'occasione ha deciso di devolvere parte del ricavato della vendita dei libri in favore della biblioteca stessa, che era stata pensata, creata e organizzata al compianto Claudio Castelli. Continua Valenza estate 2017. Sabato e domenica sono due appuntamenti sempre all'autostazione Leon d'Oro. In particolare sabato ci saranno i Mambo con musica e animazione e domenica 9 luglio invece una giornata piuttosto animata dalle 17 alle 24. Si parte infatti alle 17 con la merenda in musica e spettacolo di magia del mago Starman, seguiranno il concorso di bellezza Stella della Moda, la sfilata di moda a cura della Nuova Ducale e poi il gran finale con serata valenzana by Farinelli Group. Ci sarà l'apertura della cucina alle ore 19.30 e anche, come segue tutto il programma di Valenza Estate a cura della Proloco presieduta da Settimio Siepe, sarà possibile degustare specialità di pesce, ma non solo.